Ben trovati nella mia trasmissione Abili nello Sport. Come vi ho già anticipato, tratteremo di argomenti delicati ma anche interessanti, di ragazzi incredibili che fanno delle cose inimmaginabili. Con me ho Jacopo Lilli della Federazione Italiana Ipovedenti e Ciechi Paralimpica. Ciao Jacopo. Ciao, buongiorno. Allora, iniziamo subito con le prime domande. Come ti sei avvicinato al mondo paralimpico? Allora, io mi sono avvicinato al mondo paralimpico per caso, è stata una completa casualità. All'età di 13 anni, infatti, mi sono recato presso il Centro Nazionale del Libro Parlato, che è una, diciamo, un'associazione parallela all'Unione Italiana dei Ciechi e degli Ipovedenti, che si occupa di registrare dei libri in formato audio. All'epoca era una nastroteca, perché parliamo di, ahimè, quasi una ventina d'anni fa. Adesso chiaramente su digitale, però all'epoca era una nastroteca. Io mi recai lì per chiedere un libro in prestito e per diciamo, chiedere a dei volontari che lavoravano in quell'associazione di registrarmi un libro che mi serviva allora per la scuola. E venni a scoprire per pura casualità che il responsabile del Centro Nazionale del Libro Parlato di Roma, perché io sono di Roma, era allo stesso tempo l'allenatore della squadra di calcio a 5 per non vedenti di Roma. E a me si aprì letteralmente un mondo, perché io fin da quando ero bambino, come molti bambini di questo paese, avevo la passione per il calcio, e per cui mi si aprì un mondo e dissi: ma come esiste la possibilità di giocare a calcio non vedendo? E lui mi disse: sì, noi giochiamo con un pallone sonoro, vieni allenamento. Non me lo feci ripetere due volte, nonostante il campo fosse letteralmente dall'altra parte della città, perché era Cinecittà, io vivevo dall'altra parte della città, feci il diavolo a quattro per convincere i miei genitori, mia madre nello specifico, ad accompagnarmi, e cominciai questa avventura all'età di 13 anni. Quindi mi avvicinai a questo mondo per pura casualità, perché purtroppo, come oggi, manca il filtro dell'informazione, e quindi da questo punto di vista l'incontro di oggi è sicuramente uno step positivo in questa direzione. Una bella casualità, direi. Decisamente, una di quelle belle casualità, di quelle congiunzioni astrali che poi ti portano ad un cambio di vita, perché poi da quel momento ho praticato questa disciplina fino ad oggi. Bene, e che emozioni provi appunto a giocare a calcio? Questa è una domanda complicata e soprattutto che richiede una risposta tridimensionale, per così dire, perché le emozioni sono tantissime. C'è l'agonismo, c'è la rabbia, c'è la rivalsa, c'è proprio l'emozione vera e propria, quindi la gioia, la tristezza, ma soprattutto c'è un elemento fondamentale in questo sport che io vorrei sottolineare dal punto di vista emotivo, che è la libertà. Nel senso che è uno sport che, per le sue caratteristiche, oltre a richiedere una serie di abilità che poi il non vedente deve sviluppare nel corso degli allenamenti, nel corso della sua carriera, permette al non vedente di muoversi completamente liberamente nel campo. Cioè, mentre nella vita, per muoversi magari da casa al lavoro, da casa all'università, da casa a scuola o da casa in qualsiasi posto in cui si voglia andare al supermercato, c'è bisogno di una protesi, che sia un bastone bianco, che sia un cane guida o che sia un amico, un parente che ti accompagna, nel campo ci si muove liberamente. Per cui all'interno di quei 40x20 che costituiscono la superficie di un campo di calcio a 5, ci si muove totalmente liberamente. Quindi il senso di libertà è qualcosa di molto importante, secondo me, di questa disciplina. Una domanda tecnica. Rispetto al calcio per normodotati, cosa cambia? Allora, cambiano... non cambia la sostanza. Okay. Nel senso che noi facciamo calcio, io questo lo dico sempre, perché poi sembra sempre che no, il calcio a 5 per non vedenti, allora lo si immagina come uno sport piuttosto statico. No, assolutamente no, si va a 2000, questo lo dico chiaramente. Cambia la forma ma non cambia la sostanza. Perché cambia la forma? Innanzitutto perché noi abbiamo bisogno di percepire il pallone. Quindi, come si fa a percepire il pallone non vedendo? Abbiamo bisogno di avere un pallone particolare per poterlo percepire, come si fa con il suono. Quindi innanzitutto il pallone di calcio a 5 per non vedenti è un pallone sonoro. I palloni attualmente in uso sono dei palloni che all'interno hanno delle microsfere di metallo, e per cui rotolando sulla superficie del terreno di gioco il pallone chiaramente suona, e per cui noi possiamo percepirlo, trovarlo, stopparlo, controllarlo, passarlo o calciarlo in porta. Questo è il primo elemento. Secondo elemento fondamentale sono le sponde laterali, cioè per favorire la fluidità nel gioco e anche per fornire un
elemento di orientamento dal punto di vista sonoro, lateralmente al campo di gioco ci sono delle sponde alte all'incirca 1,30 m di diversi materiali a seconda delle possibilità della squadra, sì. Ok, che impediscono al pallone di uscire dal campo e quindi il fallo laterale non esiste a meno che il pallone non superi in altezza la sponda. Sì, certo. Ok, quindi questa è una differenza fondamentale. Esistono delle sponde laterali, ovviamente esiste il rinvio dal fondo campo, il calcio d'angolo, perché sì, la palla ovviamente nel fondo campo può uscire. Un'altra particolarità che distingue il calcio a 5 per non vedenti dal calcio a 5 per vedenti sono ovviamente le guide, e parlo di guide perché sono delle voci che aiutano ogni squadra ad orientarsi e a favorire la fluidità del gioco e lo sviluppo di schemi d'attacco e di difesa, quindi di schemi dal punto di vista tattico. Quali sono le guide del calcio a 5 per non vedenti? Sono il portiere, che si occupa della fase difensiva. Ah, un altro elemento fondamentale è che il portiere di calcio 5 per non vedenti è vedente. Ah, ok. Ok? Quindi la squadra di calcio 5 per non vedenti è composta da un portiere vedente e 4 calciatori completamente non vedenti. Quindi il portiere si occupa della fase difensiva. È importantissima questa guida perché il portiere non può uscire con il suo corpo da una piccolissima area delimitata, ok? Altrimenti okay. Chiaramente sarebbe avvantaggiato, sì, perché sì, certo. Potrebbe, vedendo la palla, uscire e recuperare tutti i palloni che viaggiano all'interno dell'area. Deve guidare la fase difensiva, e solo la fase difensiva, cioè le guide sono disciplinate da fasce prestabilite dall'arbitro all'interno del dal regolamento all'interno del campo. Per cui, cioè, se l'azione si sviluppa in attacco, non è che il portiere può mettersi a gridare dalla porta prendi la palla, altrimenti ci sarebbe un caos totale. Sì. L'allenatore, che è in panchina, si occupa della fase centrale del gioco, e dietro la porta avversaria c'è un'altra guida, che è l'assistente d'attacco, la guida all'attacco, che si occupa di dirigere la fase offensiva. Quindi queste sono le tre guide. Un'altra particolarità del calcio a 5 per non vedenti è la segnalazione. Cosa significa? Ovviamente, se io sono un non vedente e porto palla, sono visibile. Perché? Visibile ovviamente agli occhi di chi non vede. Uh-huh. Perché? Perché la palla suona, per cui io chiaramente sono visibile. Se io sono un difensore, cioè se io gioco difendendo e attacco un portatore di palla, non sono visibile, perché non ho la palla in mezzo ai piedi. Per cui, onde evitare scontri e onde, diciamo, favorire un gioco corretto, c'è bisogno che il difensore che va ad attaccare il portatore di palla si segnali. E la segnalazione internazionalmente valida è il VOI, ok? Quindi nel momento in cui io difensore vado ad attaccare un portatore di palla che viaggia verso la porta avversaria, mi devo segnalare, altrimenti è fallo, anche se faccio l'intervento più pulito del mondo. Capito. Queste sono le particolarità del calcio a 5 per non vedenti, teoricamente parlando. Ci vuoi raccontare invece dei tuoi successi? Allora, io pratico questa disciplina da molti anni, mi sono tolto anche delle belle soddisfazioni, ho vinto 2 scudetti con la mia squadra di Roma, la mia ex squadra, perché adesso da circa un paio d'anni a questa parte abbiamo creato una squadra a Firenze, mi sono spostato a Firenze per motivi di studio e insieme ad un mio compagno di nazionale, perché gioco anche in nazionale, Nicola Mauro, abbiamo creato questa squadra, ci siamo tolti delle belle soddisfazioni anche qui, abbiamo realizzato un bellissimo progetto anche in collaborazione con Fondazione Fiorentina, che ci ha aiutato con le sponde, mm-hmm. Quindi lavoriamo anche sul territorio, visto che insomma questa è un'emittente televisiva territoriale, non solo, lavoriamo sul territorio, su Firenze, siamo a Campi Bisenzio. Prima giocavo nella Roma ho conquistato 2 scudetti, e 2 supercoppe italiane e una Coppa Italia, e ovviamente poi mi sono tolto l'immensa soddisfazione, questo devo dirlo, di poter giocare in nazionale, perché insomma rappresentare il proprio paese, anche se in una disciplina, diciamo, che purtroppo non è sotto l'occhio attento dei media spesso, no, è un'emozione incredibile. E da questo punto di vista voglio segnalare che l'anno prossimo sarà un anno molto importante, perché sarà l'anno degli europei che avranno luogo a Roma, quindi sarà un anno molto importante. A settembre avremo questo appuntamento importante dal punto di vista federale e nazionale, per cui la federazione si sta preparando al meglio con lo sviluppo di una serie di iniziative, di progetti, come per esempio è stato l'incontro con l'allenatore della Roma, Eusebio Di Francesco, che abbiamo avuto per l'appunto a metà di ottobre presso il Centro Paralimpico del Tre Fontane, che è stato sicuramente
frutto della collaborazione fra la FISPIC, la Federazione Italiana di Sport per Ciechi e Ipovedenti, e la Roma, quindi c'è questa collaborazione importante. Di Francesco ci ha invitato a Trigoria, speriamo di poter andare, perché tutto quello che può favorire questo sport è importante. Quindi le soddisfazioni sono state abbastanza, insomma. Bene. Il calcio ti ruba molto tempo oppure riesci a fare, a svolgere attività al di fuori dello sport, diciamo? Allora, a Firenze ci alleniamo due volte a settimana e quindi assolutamente il calcio ti dà la possibilità di poter sviluppare molti altri hobby. Anzi, io vorrei che me ne occupassi di più di tempo, cioè io vorrei che potesse essere una disciplina professionistica a tutti gli effetti. E noi facciamo il possibile, ma assolutamente ti dà la possibilità di sviluppare gli altri hobby. Io fortunatamente ne ho altri, ho la musica, insomma, ho altri hobby, per cui sì, ti dà assolutamente la possibilità di sviluppare tutta la serie di hobby che una persona possa avere. Anzi, secondo me funziona proprio come un elemento veramente rilassante da un certo punto di vista, no? Perché in quell'ora e mezzo di allenamento devi pensare solo ed esclusivamente alla palla che suona, certo, no? Per così dire, per cui tutti i problemi, lo stress della vita li lasci fuori dal campo di gioco, per cui è veramente, paradossalmente, perché uno non pensa mai a una disciplina sportiva come una fonte di relax, ma per me lo è sempre stato, perlomeno dal punto di vista mentale. E secondo te si può fare qualcosa per incentivare a crescere l'attività sportiva paralimpica? Si può fare molto, non si può fare qualcosa, si può fare moltissimo. Allora, io innanzitutto mi rivolgo alle associazioni di categoria per quanto riguarda i non vedenti, ma anche alle altre associazioni di categoria per quanto riguarda gli altri disabili, perché loro svolgono un compito fondamentale di raccordo fra le associazioni sportive del territorio e le famiglie. Spesso e volentieri i soggetti disabili vivono in contesti familiari che non stimolano alla pratica sportiva. La pratica sportiva nell'ambito della vita di una persona, comune, ma nella vita di una persona disabile è fondamentale, perché innanzitutto spinge l'individuo ad andare oltre, perché il calcio a 5 per non vedenti questo fa, oltre la sua disabilità visiva. Lo spinge, nel caso di un contesto di uno sport di squadra, ad interagire con altri soggetti aventi la sua stessa patologia o diverse patologie. Lo spinge ad acquisire valori fondamentali come quelli del sacrificio, dell'agonismo, dell'impegno e della costanza, che sono fondamentali. E nel caso specifico del calcio a 5 per non vedenti, io questo lo ripeto sempre quando vado nelle scuole, lo riabilita, perché questa disciplina richiede lo sviluppo di una serie di abilità che sono utilissime all'interno della vita di tutti i giorni. Io dico sempre che se un non vedente è in grado di orientarsi all'interno di un campo da gioco per un quartiere non si perderà mai. Questo in primis, associazione di categoria. Poi, lavoro nelle scuole. Il lavoro nelle scuole è fondamentale, anche diciamo nelle scuole primarie. Perché? Perché si lavora su un tessuto molto fertile, su un terreno molto fertile, che è quello dei bambini, per cui innanzitutto sensibilizzare nei confronti della disabilità e poi, se è presente all'interno di un contesto di classe una persona disabile, spingerla anche lì a praticare la disciplina sportiva, quindi sviluppando una sinergia fra docente di sostegno, figure pedagogiche che sono intorno a questo soggetto e ovviamente la famiglia del soggetto, quindi certo, anche questo fondamentale. E poi ecco i media sono fondamentali, perché sono la cassa di risonanza nei confronti di queste iniziative, per cui il vostro lavoro risulta di fondamentale importanza, sia dal punto di vista ecco televisivo, giornalistico, ma anche dal punto di vista dei social, perché infatti da questo punto di vista stiamo cercando di fare passi in avanti. C'è una pagina, si chiama Calcio a 5 non vedenti, invito tutti i vostri telespettatori a mettere il like a questa pagina, perché vengono pubblicate una serie di informazioni, fra cui anche i video di contenuti, fra cui anche i video di streaming delle partite del nostro campionato, per cui è molto importante. C'è un canale YouTube, insomma stiamo cercando di far muovere qualcosa, quindi anche il vostro intervento risulta fondamentale per coprire questi eventi. E poi ovviamente l'impegno delle istituzioni, perché certo, anche questo va detto, le istituzioni anche svolgono un ruolo fondamentale dal punto di vista sia di promozione, quindi di cassa di risonanza, ma anche dal punto di vista economico, per cui
tutti i soggetti devono collaborare affinché questo movimento cresca, tutti, c'è una pluralità di soggetti che devono collaborare. La federazione da questo punto di vista anche sta facendo dei progetti soprattutto per incentivare i più giovani, i bambini, ad avvicinarsi a questa disciplina. C'è una scuola calcio a Roma per bambini, stiamo cercando di farla anche qui a Firenze, stiamo cercando di coinvolgere persone, perché da parte nostra di Quarto Tempo, diciamo che l'associazione che si occupa della promozione di questo sport sul territorio, c'è tutto l'interesse a volerlo fare e anche la voglia, e abbiamo bisogno di persone, certo, di vincere le resistenze familiari, per cui queste iniziative e anche quella di stamattina sono fondamentali. Quali sono invece le doti che occorrono per ottenere buoni risultati in ambito sportivo? Ne ho parlato un po' prima, le doti che occorrono per raggiungere importanti risultati sono l'impegno, il sacrificio, la costanza, il lavoro duro, la concentrazione, la voglia, questi sono sostanzialmente, l'agonismo, la caparbietà, la caparbietà fondamentale. Ricollegandoti anche alle prime domande, che consiglio daresti ai ragazzi che vogliono intraprendere la tua stessa passione, la tua stessa attività sportiva? Allora, due consigli fondamentali. Innanzitutto provate, perché questa è una cosa fondamentale, perché spesso le cose sono diverse da come vengono raccontate, anche rispetto al racconto che ho fatto io questa mattina. Io ho fatto un racconto dal punto di vista teorico di quello che è questa disciplina sportiva, di quello che rappresenta per me questa disciplina sportiva. È chiaro che poi ognuno ha il proprio vissuto, le proprie esperienze, il proprio modo di rapportarsi anche allo sport come a qualsiasi aspetto della vita. Per cui il mio primo consiglio è provate. Provate quante più discipline sportive per la vostra disabilità esistano, in modo tale da avere un quadro più completo possibile di quelle che sono le possibilità. Ma fate sport senz'altro, perché lo sport è una palestra di vita essenziale. Cioè, la differenza fra un disabile che fa sport, fra una persona che fa sport e una persona che non lo fa, è una differenza enorme, fondamentale, sì, enorme. Cioè, è una cosa che veramente contraddistingue l'individuo. Per cui fatelo. E il secondo consiglio, questo è un consiglio che do ai ragazzi disabili, ai meno giovani disabili, sia nello sport che nella vita, non smettete mai, nonostante spesso le difficoltà della vita vi portano a volerlo fare, non smettete mai di mettervi in gioco. Perché il mettersi in gioco è vivere. Se non ci si mette in gioco, si vive per finta. È come se si vivesse, diciamo, davanti allo schermo di una televisione o davanti allo schermo di un cinema o dietro un oblò e si osservi il mondo degli altri e le vite degli altri. Per vivere davvero bisogna mettersi in gioco sempre e comunque, e lo sport è uno dei modi attraverso cui ci si possa mettere in gioco. E vale per tutti, sia normodotati che... Assolutamente per tutti, assolutamente. Il nostro tempo finisce qui, io ringrazio Jacopo Lilli della Federazione Italiana Ipovedente e Ciechi Paralimpici per essere stato con me. Grazie a te e a tutti i telespettatori che ci seguiranno. Noi ci vediamo invece la prossima settimana con un'altra interessante associazione.